ho trovato in Gesù la verità, e nessun uomo potrà mai calpestare. Abbiamo trovato vita, luce e libertà, la gloria del Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Il Cristo ha vinto già. Chi Gesù Cristo accetterà con tutto il cuore ed avrà il coraggio di seguire la verità, chi proclamerà la salvezza del Signore. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Il Cristo ha vinto già. Chiunque soffrirà, con Cristo regnerà. E la sua promessa che mai meno verrà. Il suo messaggio di potenza e dell'Apostolo Paolo ai Galati, capitolo 5, versi da 16 a 26, gloria al Signore. Voglio ricordarvi una massima antica: beato chi legge, beato chi ascolta, ma ancora più beati saranno coloro che mettono in pratica la parola di Dio. Amen. Gloria al nome del Signore, e a Dio appartiene tutto l'onore, tutta la gloria, la nostra ubbidienza. Cosa risponde a questo popolo? Or io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne, e queste cose sono opposte l'una alle altre, cosicché voi non fate quel che vorreste. Se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste, e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili a questo, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge.
Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo altresì per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. E fin qui la parola del Signore. E ovviamente lo Spirito è con la S maiuscola, perché a chi si riferisce? Non allo Spirito umano, ma allo Spirito Santo di Dio. Amen. È un passaggio più dottrinale che, ma non me lo sono scelto come sempre. Chiedo sempre al Signore di darmi Lui la parola che soprattutto possa essere utile, perché comprendete che la vera realtà che differenzia la parola di Dio dalla parola degli uomini è che la parola di Dio non soltanto è verità, ma è anche utilità. Amen. Perché? Perché ci serve per fare la volontà di Dio. Amen. Ci aiuta, ci indica, ci istruisce, ci dà sostanza, forza e meravigliosa parola di Dio. Io non sono stato mai capace di leggerla come si legge un libro qualsiasi. Vi confesso, tante volte ho detto, quante volte hai letto la Bibbia? Non mi fate, e non mai, per, vi prego di non farmi mai questa domanda, perché non saprei proprio rispondervi, perché io non intendo leggere la Bibbia dalla Genesi all'Apocalisse per dire ho letto la Bibbia. Io intendo ricevere i consigli della parola di Dio tutti i giorni, tutti i momenti in cui ne ho l'opportunità, a livello personale, ma ancora maggiore a livello ministeriale. Amen. Anche perché? Perché la parola di Dio contiene una realtà che molti ignorano. La parola di Dio fa le tante cose, è la parola rema, che è una parola greca che sta a significare quella parola che parla al nostro cuore, quella parola indirizzata ad ognuno di noi. Perché voi potete anche ricordarvi tutte le genealogie di cui io non mi ricordo per niente, ma non me ne faccio nemmeno un problema, perché tutti quei nomi non sarei capace assolutamente di poter memorizzare tanti di questi nomi, di quelli che sono stati ancora tutte le generazioni. Non ci ricordiamo a momenti nemmeno i nomi dei nostri familiari. Viviamo questa realtà, ma è importante la sostanza. Quando questa parola ti parla, questa parola ti convince dentro di te. Non è una convinzione meccanica, non è qualcosa che ti entra così perché è un dovere. No, diventa una necessità, e questa necessità diventa anche piacere. Perché? Perché è meravigliosa questa parola. E la cosa più bella che il cielo e la terra passa, ma la parola di Dio rimane in perpetuo. Vogliamo dare un gloria a Dio tutti insieme. A me piace tanto esprimermi con voi. Ho riflettuto che nei momenti in cui predichiamo la parola c'è veramente un contatto, una comunione che ci eleva, che ci fa sentire veramente vivi, che ci fa capire che non ci sono umane distinzioni, che siamo veramente in quello che sono le ali dello Spirito del Signore, che ci avvolgono, che ci illuminano, che ci approfondiscono cose di cui ne abbiamo bisogno. E notoriamente i passaggi biblici li troviamo più volte nella stessa paragrafo, nello stesso punto. Ma notate, il Signore ci dà sempre qualcosa di nuovo. C'è sempre, perché? C'è sempre qualcosa di nuovo, perché la parola di Dio è spirito e vita. Ho detto spirito e vita. È scritto è spirito e vita. Spirito! Ci fa comprendere quello che è la gloria divina, perché lo Spirito Santo è Dio, è vita. E lo citiamo spesso. La sorelluccia che manca ormai fra noi, dice sempre, continuerò, è diventato ormai un qualcosa che non si diparte più dai nostri cuori, vita eterna,
Pensate a quella sorelluccia che è stata capace di farsi ricordare in una maniera così profonda attraverso un'espressione. Pensate che sia normale questo, che succeda a tutti questo. Oh, fratelli, indubbiamente il Signore a volte guida anche attraverso soltanto una semplice locuzione, una semplice espressione, però che trova riferimento, ampio riferimento, nella parola di Dio, che la maggior parte conosce col nome di Bibbia. Però a me piace più dire la parola di Dio. È vero, Bibbia, Biblia, ta Bibbia, viene da quello che sono la biblioteca, perché voi sapete quanti libri è composta la Bibbia, ma è cosa molto più bella ricordare che noi leggiamo il libro di Dio, che è parola di Dio, che è parola vivente. Alleluia! E attraverso questa parola vivente sentiamo che nella nostra vita c'è veramente questo sapore divino, meraviglioso, che ci porta a riflettere, ci porta a capire quello che tanti pensano di capire soltanto con la loro cultura, con le loro cose. Ma io vi ricordo ancora che Gesù fin dal principio ha detto, e ha detto glorificando il Padre: io ti rendo lode, o Padre, perché tutte queste cose le hai tolte ai savi e agli intendenti e l'hai donato ai piccoli fanciulli. Oh, ma vogliamo dare gloria al Signore col cuore. E piccoli fanciulli, se intendere quelli che non hanno nessuna presunzione, non è che ci riferiamo in modo specifico al termine piccoli fanciulli e a quelli piccolini, ma nella fanciullezza sappiamo che in quella sincerità, in quella semplicità ravvisiamo la nostra qualità di persone che sappiamo di non essere niente nessuno per gli altri, ma sappiamo che possiamo recepire, comprendere quello che è il mistero di Dio, quello che ci dà un'apertura che tanti potrebbero, vorrebbero avere e non ce l'hanno. Perché poi la cultura, sì, ha la sua utilità, ma fino a un certo punto. Ma la parola di Dio ha una utilità. Voglio usare proprio questo termine. Vogliamo dare gloria al Signore. Gloria a Dio. E vedete, attraverso queste parole, anche questa sera, questo messaggio che arriva e arriva a me come arriva a voi, perché d'altronde mi arriva, ecco, c'è un'indicazione, anche qui ci sono delle istruzioni ben precise da non trascurare, da non dimenticare, ma da realizzare e da farle proprie. Ora io dico, e chi sta parlando? In questo nel momento era l'Apostolo Paolo, però era lo Spirito di Dio attraverso l'Apostolo Paolo. Ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. Questo mi induce a dirvi molto, in maniera molto esplicita, come si fa la volontà di Dio. Perché molti hanno questa perplessità, ma è difficile fare la volontà di Dio. Come si fa la volontà di Dio? Ma se uno vive nel peccato ed il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Gesù Cristo il Signore, beh, se uno vive nel peccato è difficile, perché uno vuole rimanere nel peccato, perché è solleticato, è incoraggiato al peccato, perché ha vissuto sempre una vita di peccato. Ma noi possiamo questa sera poter dire, almeno voglio rivolgermi ai presenti: il mio peccato è stato rimosso, allontanato, cancellato, sì o no? Allora posso dire anche io, che gran felicità. Vogliamo dare gloria al Signore? Parola pratica, parola semplice. Alcuni si aspettano la parola d'oro, la parola di smeraldo. Quante volte anche tra quelli che sono i vari predicatori mondiali, è arrivato. Ma chi è arrivato? Chi è arrivato? Qua non siamo mai partiti. È il Signore dei Signori, il Re dei Re, che ci illumina, ci guida, ci porta avanti.
Ecco perché voglio andare di valore in valore e fino alla fine seguire, servire il Signore. Amen. Amen. Gloria a Dio. E la parola di Dio è anche gioia, vero? Ci dà gioia, ci dà capacità di poter capire proprio quello che umanamente tanti non riescono a capire. Ma che non riescono a capire? Perché come non sanno cosa significa fare la volontà di Dio? Perché molti, la volontà di Dio, Padre nostro che sei nei cieli, 10 parole, 20 parole, preghiere anche sbagliate che hanno un significato che non è biblico, tra le altre cose, insieme a tutte le preghiere che ancora si sommano a quelle che sono le ripetizioni pagane, perché c'è un paganesimo anche in una parte di cristianesimo, dove tutto deve essere memorizzato, deve essere detto tutto uno dietro l'altro, e non mi esprimo differentemente, non voglio disturbare troppo qualcuno che potrebbe essere troppo sensibile, ma anche il Padre Nostro, il Signore ce l'ha dato come modello. Fatti 10 Padre Nostri, 50, non dico altro, mi fermo. Anche la nostra preghiera, le nostre preghiere. La preghiera è il respiro dell'anima, è una mia definizione. È l'anima che respira, che si rivolge a Dio. Dio che è soltanto, noi conosciamo un solo Dio. Nella persona? Padre, Figlio e Spirito Santo. Alleluia. E allora vedete, anche attraverso queste parole che andiamo a leggere, attraverso quello che è stata la guida che lo Spirito di Dio ha dato all'Apostolo Paolo, dice con grande precisione questi termini: e io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'uno all'altra, poiché voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito Santo, voi non siete sotto la legge. Che cosa si dice in pratica? Che innanzitutto sappiamo che in antitesi quello che vuole lo Spirito di Dio, cioè Dio stesso, dà il desiderio che ha verso di noi. Noi non dobbiamo adempire le opere della carne. Perché? Perché c'è una realtà spirituale, biblica, dottrinale, che molti non comprendono o non vogliono comprendere o non hanno sufficiente istruzioni. Noi siamo stati creati come Dio ci ha creati, abbiamo anche noi una umana Trinità. Non è scritto così, ma la pratica c'è. Questa nostra entità personale è composta da che cosa? Spirito, anima e corpo. Se poi preferite, ne invertiamo. Corpo, anima e spirito. Molte volte si dà all'anima e allo spirito uno stesso significato, non è vero, perché la Bibbia lo dice in maniera molto esplicita: lo spirito torna sempre a Dio, è la parte incontaminata, è una parte preziosa che gli animali non hanno, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e sua somiglianza. Se poi l'uomo si comporta da animale, sono altre cose. Ma gli animali hanno gli istinti, non hanno lo spirito. Hanno un'anima anche mortale. È simpatico, una volta ho trovato un fratello che io voglio tanto bene, che mi trovava, non so quale passaggio biblico, mi trovo amando gli animali, dice, avranno anche loro una vita. Questo non lo posso affermare assolutamente. Perché dicevo, gli animali sono stati dati perché per il nostro diletto, ma dipende, se viene un orso che ti vuole dare addosso a un leone, non credo che ci sarà un diletto, però sappiamo che in un tempo particolare anche il leone sarà come l'agnello,
Signore è l'Onnipotente, noi non vogliamo entrare in certi discorsi che poi alla fine non portano a nessuna conclusione e nessuna... Dobbiamo sapere che quello che ha fatto Dio e fa Dio è tutto bene, no? È quello che fa l'uomo che rovina tutto. Vedete che l'uomo sta continuando a rovinare tutto. Abbiamo i veleni in casa nostra, oggi siamo accorti, ma ci stiamo da tanto tempo. E questi veleni poi ci portano a rovinare l'economia, oltre a rovinare la salute. È stato un fratello che pure simpaticamente ha detto vabbè, ma noi preghiamo e tutto si toglie. Beh, per fede ogni cosa è possibile, vero? Noi preghiamo, ma non ne facciamo una regola così religiosa. Noi preghiamo, e quanti pregano però? E come pregano tanti? È chiaro. Purtroppo viviamo, è l'uomo che distrugge le cose, è l'uomo che continua a distruggere. Dio ha creato ogni cosa buona, ogni cosa bella. Amen. Ciò che è male non appartiene a Dio. Lui è soltanto bene. Alleluia. E noi lo comprendiamo. Perché lo comprendiamo? Perché anche se non conosciamo e non siamo in grado di apprezzare completamente la profondità dell'amore di Dio, noi conosciamo in parte l'amore di Dio. Dico in parte perché siamo non nella condizione di capire appieno e di scendere nella profondità di quello che poi rappresenta soprattutto l'identità del nostro Dio, vero? Sappiamo che Lui è amore, sappiamo che Lui vuole il nostro bene, sappiamo tante cose. Sappiamo che dobbiamo rivolgerci al Padre nel nome di Gesù e Egli ci fa realizzare quello che noi, di cui soprattutto abbisogniamo, necessitiamo. Certamente a volte si fanno anche richieste a Dio che non hanno né capo né coda, perché si vogliono le cose magari che non sono nella sua volontà. E Gesù ci ha insegnato che in ogni cosa ha detto non la mia. Lo diciamo anche noi? Non la mia. Vogliamo dirlo con serietà. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Amen. Gloria al nome del Signore. Allora, fratelli miei, cosa fare? Se siamo nella volontà di Dio, è meglio. Se applichiamo la parola che abbiamo ascoltato, noi non siamo sotto la legge. Conoscete la legge? Non sto parlando soltanto della legge ebraica, ma sappiamo che in un certo qual modo lo state vedendo in questi ultimi anni, quanta disonestà, quanta gente improvvisamente viene presa e viene portata in galera, perché hanno fatto la legge è anche quella, anche la legge degli uomini. Noi dobbiamo essere e dobbiamo essere attenti anche ad osservare la legge degli uomini, perché noi possiamo essere inadempienti solo in un caso, se la legge degli uomini ci portano contro la legge di Dio. Perdonatemi, lo dico pubblicamente, perché mi impedissero di onorare Dio, mi impedissero di predicare la parola, mi impedissero, a questo punto non potrei accettare una realtà così assurda. Perché? Perché anche se l'autorità l'ha messa a Dio, però le autorità dovrebbero avere sempre il discernimento che credono o non credono nel rispetto dei cittadini, nel rispetto delle mentalità, nel rispetto della religione in senso dato di rispettare quello che va rispettato. Amen. Perdonatemi che stasera mi sentite parlare, ma vi ho detto, penso che sia proprio una realtà di carattere fondamentale e dottrinale. Quando dico dottrinale, cosa voglio intendere? Che sono quegli insegnamenti che non possono dipartirsi dai nostri cuori, dalla nostra vita. Sono quegli insegnamenti che devono rimanere stabili, dobbiamo insegnarli ai figli dei figli dei figli, ai nipoti, ai pronipoti se ce la facciamo a tempo. Alleluia! Amen! E allora non siamo più sotto la legge degli uomini. Perché? Perché se voi leggete già i 10 comandamenti, i 10 comandamenti, a parte i 2 comandamenti che riguardano completamente il Signore, di onorarlo, di servirlo, 8 comandamenti sono in armonia anche con la legge degli uomini. Non rubare, non dire falsa testimonianza, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che portano anche a delle conseguenze, che sono conseguenze civili, potrebbero essere anche conseguenze penali per la giustizia degli uomini. Amen, è così o no? Dicendo qualcosa di assurdo?
Qualcosa di strano? No, sono cose che comprendiamo e possiamo comprendere un poco tutti quanti. Gloria al Signore. Non c'è bisogno di avere approfondimenti chissà di che cosa. Ma la parola di Dio è così semplice, ma è semplice, ma è precisa. Alleluia. Ma se siete condotte dallo Spirito, non siete sotto la legge. Condotte dallo Spirito del Signore. È un'espressione molto bella. Che cosa intendiamo? Condotti, portati, indirizzati, invogliati, aiutati. Lo siamo? Lo saremo? Aiutaci, Signore. A Dio sia la gloria. Diciamolo con tutti i cuori. A Dio sia la gloria. Che grande importanza capire queste cose e capirle intimamente e trasferirle ai propri cari. Gloria al Signore, ma anche trasferirle a coloro che qualche volta fanno solo domande. Ha la speranza che le domande non siano teoriche, ma siano domande da poter realizzare ancora risposte concrete. E fin qui ci possiamo, non possiamo entrare nei misteri, che mistero, la parola mistero sappiamo che non ci dà una spiegazione. Non possiamo entrare in quello che è la Trinità di Dio, anche se è un termine teologico. Ma noi crediamo che, perché la parola ci parla di un Padre, del Padre neanche, perché non c'è uno, cioè ce n'è uno solo, non ce ne sono tanti. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Dio, gloria al Signore. Ora abbiamo detto, le opere della carne sono manifestate. Avete visto quante ce ne sono? Ah, c'è un catalogo abbastanza ampio, un catalogo che ci fa inorridire, ma se vediamo sono così comuni fra le cose che ormai vediamo e vediamo fare, forse l'abbiamo fatta anche noi in un'epoca, anche noi eravamo peccatori, ma voglio ricordarvi quel meraviglioso verso dell'Apostolo Paolo ai Romani, che mentre eravamo peccatori Gesù moriva per noi, e voglio ricordarvi ancora di più che il sangue di Gesù Cristo ci lava, ci purifica da ogni contaminazione, da ogni peccato. Anche il significato andrebbe approfondito. Ci lava? Beh, il significato diventa semplice se parliamo di lavacro, se parliamo di ricevere un lavacro, comprendiamo che cosa è. Quando ci laviamo le mani, cosa facciamo? Abbiamo bisogno di acqua e sapone. Quante volte ho criticato quello che era uno dei giustizieri, fu un giustiziere del Signore Gesù, vero? Sto parlando di Ponzio Pilato, che dice che si lavò le mani. Non sono stato mai d'accordo che si lavava le mani. Lui si sciacquò le mani, non se li lavò, perché il sapone non lo prese, non so scritto da nessuna parte. Andò sotto l'acqua e lavarsi? Lavarsi in maniera simbolica, ma il vero lavacro ci vuole il sapone. Voi sapete che se non c'è il sapone, e quando non c'era il sapone bastava prendere un po' di terra, quando ero ragazzo non lo trovavamo facilmente, e io vi parlo durante il periodo della guerra e cose. Ho imparato a prendere un po' di terreno in mano e mi strofinavo le mani per lavarmi. Componente naturale, economico, super economico, alla portata di tutti. Alleluia, gloria al Signore. Amen. Gloria al nome di Gesù. E allora, fratelli miei, vedete quante tristi realtà. Oggi è piena di tutto questo. Io ve le cito soltanto in maniera, diciamo pure, in maniera panoramica. Adulterio. Ma perché per primo trovo adulterio? Se vogliamo dare un'importanza di quello che è una nomenclatura, adulterio. Se voi andate nel libro dei Proverbi, quante belle indicazioni troviamo, soprattutto in questo rapporto che ci può essere un rapporto molto pericoloso, molto negativo dell'adulterio. Conoscete l'adulterio? Prendersi la moglie di un'altra o il marito di un'altra. È quello l'adulterio. Non è soltanto impurità, come leggeremo appresso, ma è anche quello che è una qualcosa che distrugge le famiglie, è una distruzione. Oggi le famiglie sono distrutte, oggi c'è una realtà peggiore degli anni passati. C'è anche Facebook
che attira, e attira, purtroppo non sarà colpa di Facebook, ma il social network che sta portando tante famiglie sull'orlo del baratro. È una realtà o mi sto sbagliando? Dite. No, anche potrei sbagliare perché non lo leggo Facebook, vi dico anche questo. Però me lo dicono tutti quanti gli altri. Non lo leggo per fatti miei personali, ma anche perché tutte le richieste di amicizia che ho, ma dove c'ho il tempo di rispondere io a tante richieste di amicizia? Siamo a numero che è meglio che non ve lo dico neanche, vi spaventereste. Ho tante amicizie e a volte ho amicizie con persone che neanche conosco, che mi dicono se accettare l'amicizia. Io accetto l'amicizia in Cristo Gesù, io accetto l'amicizia nella Chiesa, io accetto l'amicizia in tutti i luoghi dove possiamo vedere veramente l'amore di Dio e l'utilità. Alleluia! E personalmente andate a vedere, non troverete mai Remo Cristallo. Se lo trovate, una volta una compagnia aerea mi ha inserito dentro, ma io non mi sono mai mosso da quello. Gloria al Signore! Mi inserì dentro con un piccolo trabocchetto, che avevo bisogno di avere uno sconto un poco particolare, e mi invitava ad entrare. Come entrai, me ne uscì subito, mi fermai. Alleluia! Mentre oggi tanti perdono tempo, chissà quanti invece di stare qui stasera stanno chattando. È cambiato tutto, è cambiata anche la mentalità, è cambiata anche la lingua. Chattare, ma non è bello parlare, ma non è più bello colloquiare? Sì o no? Chissà quando me ne avranno contro, mi sto attirando altre schiere di persone che sicuramente non saranno d'accordo con me, ma io voglio essere d'accordo con la parola di Dio. Amen. C'è un cantico: parla Signore in quest'ora, che col cuore ti voglio ascoltare, il mio dire ristora, avvalora, rende savio e fa prosperare. Amen. Vedete che significato? Questi sono i linguaggi che piacciono a me. Poi se piacciono anche a voi, non lo so. Piacciono anche a voi? Mi fa tanto piacere, perché è un parlare spirituale. Alleluia! E invece leggete qua che cosa dice. Abbiamo detto comincia proprio e comincia con l'adulterio. Poi la fornicazione che è a pari passo, impurità, dissolutezza, idolatria. L'avarizia è anche idolatria, vero? Magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette. Noi non siamo una setta, noi siamo parte del popolo di Dio. Invidie, omicidi, ubriachezze, sentite quest'altra, gozzoviglie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Che orecchi da udire, ora ciò che lo Spirito di Dio dice alla Chiesa. Amen. Vedete che importanza nella profondità della parola, con pochi versi. Gloria al Signore, è parola di Dio. Come si fa la volontà di Dio? Mettendo in pratica la sua parola. Gloria a Dio. Ma lascio questa triste esposizione per darvi una esposizione più bella. Dopo l'amaretta è meglio sempre un dolcetto. Che ne dite? E il dolcetto arriva al verso 22. Ma il frutto dello Spirito Santo è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Alleluia! Contro tali cose non c'è legge. Amen. Amen. E dulcis ancora più in fondo, dulcis in fondo.
Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Voglio farvi una domanda, ma siate sinceri. Mi basta che alzate solo la vostra manina. Quanti ce ne sono di Cristo qua? Muovete le mani, muovete, muovete. Alcune mani non si muovono. Non si muovono alcune mani. E allora è il momento che ricordate il passaggio precedente, che contro a quelle cose che invece sono negative, sono cose che portano e che non ci permetteranno, non permetteranno a chi le fa di entrare nel regno di Dio. Il Signore è perdonatore, sì o no? Ma se vogliamo il perdono, non c'è un perdono automatico, mi comprendete? Non c'è un perdono che arriva così. Il perdono, se non ha pentimento, se non c'è pentimento, non ci sarà mai il perdono. Come facciamo? Dio, nella sua giustizia, non può operare se non c'è pentimento. Se uno ha fatto qualcosa e qualcosa contro il prossimo, se non chiede perdono al Signore perché ci ha pentito, non può essere perdonato. No, il Signore è perdonatore, il Signore è perdonatore, sì, ma se tu ti penti dei tuoi peccati, abbiamo detto il mio peccato è stato rimosso? Quando è che il peccato viene rimosso? È scritto in tante passi bellissime della parola, vero? E io ho cancellato il tuo peccato e l'ho gettato in fondo al mare. Non capisco perché il mare è sempre in tempesta. Pensate quanti peccati il Signore ha buttato in fondo al mare. Riesco a capire anche questo perché, alleluia, amen. Sforziamoci a fare la volontà di Dio. È bello fare la volontà, ditelo, è bello. Ma non è difficile, è difficile per chi non lo vuole fare. Se uno non vuole, fratelli miei, Dio ha tanto amato il mondo, Giovanni 3,16, che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui. Il credere implica il pentimento, il credere implica la volontà. Se non c'è questo, Dio non può operare. Ma non può operare perché è la sua giustizia. Dio non può fare che tutto fa brodo, come certa gente dice, ma sì, alla fine saremo tutti perdonati, anche il diavolo è perdonato. E il diavolo è così contento, dice, ah, quando te ne accorgerai che ti porto con me, che non potrai fare niente, perché il diavolo che deve essere perdonato? Nemico di Dio per eccellenza, perché ha avuto tutta la conoscenza di non fare quello che sta continuando a fare. E dobbiamo dire che è un grande lavoratore. Ma lo vogliamo contrastare nel nome di Gesù. Il Signore è il Signore. Gesù è il Signore. E allora, fratelli miei, sorelle care, atteniamoci strettamente a questa parola. Cerchiamo di non solo meditarla giorno e notte. Gli ebrei, una cosa molto positiva era quella di annotare con dei particolari quello che erano i punti essenziali della volontà di Dio, vero? Perché? Perché siamo dimentichevoli. Quante volte dimentichiamo le cose? Io quando faccio un viaggio ho sempre qualcosa che dimentico. Me lo preparo, mi preparo, fammi vedere. Michele ride, perché lui mi assomiglia. Io ho sempre detto al pastore Michele, a volte per la memoria prende, non sono medicinali, ma sono, come li chiamo, integratori. Però si dimentica di prendere l'integratore. E io a volte mi viene da sorridere, perché ha dimenticato, dimentica. Ma io sono dimentichevole, non dico più di lui, ma forse qualche po' di lui, perché sono più vecchio io. Gloria al Signore. Ma il Signore è colui che ci dà anche la rimembranza, il ricordo. E per questo abbiamo la parola di Dio. L'abbiamo affinché non la dimentichiamo. Amiamo la parola di Dio. La vogliamo amare ogni giorno di più. E anche qui, come diciamo amiamo la parola di Dio? La mettiamo in pratica. La leggiamo, la riceviamo.
la trasferiamo. Alleluia. Ci saranno quelli che l'accettano, saranno quelli che dicono, ah, questo non mi interessa, c'ho tanto da fare. Tanto da fare. Fino a quando c'è tanto da fare? Chi è padrone della propria vita? La vita dell'uomo è come l'erba, il fiore dei campi, mentre il verde si secca e non è più. È il Signore colui che ci dà vita eterna. E io vi lascio con queste parole, quelle parole di quella sorella. Vita, 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 e nella gioia del Signore. Siamo per tornare, fra poco torniamo alle nostre case. Ci aspetta sempre il nemico in una maniera o nell'altra, ti deve disturbare con questo. Ho detto poco sera fa, non mi ricordo dove l'ho detto, ma l'ho detto a qualche parte. Vengono serate che di mia volontà chiedo di non essere disturbato da nessuno, ma no, nessuno, non inteso di non farmi disturbare, perché se mi arriva qualcosa che mi deve disturbare me lo impongo, non è sempre, non sempre, ma soprattutto quando godo di una presenza del Signore. Venga una serata che non voglio sentire niente, domani se ne parla. Provatelo a fare anche voi, se non lo fate. Teniamoci la parola di Dio, teniamoci la gioia del Signore e non permettiamo, i problemi li avremo, le cose arriveranno. No, stasera il Signore ha consolato il mio cuore, non permettete a nessuno. Io per ultimo faccio un esempio del pastore della mia chiesa quando io ero ragazzo. Quell'uomo predicava, insegnava, un uomo robusto, un uomo autorevole, era stato un pugile, figuratevi un po', pesava 140 kg e ha sopportato cose che neanche immaginate. Una volta un fratello che era un mingherlino, un microbo, gli diede addosso e lui si fermò con le mani così e nient'altro. L'avrebbe potuto, ma era un cristiano che ha onorato il Signore. Ebbene, l'uomo veniva disturbato quasi tutte le sere. Sono stato presente tante volte. Arrivava qualcuno che gli veniva a portare un po' di veleno. Un altro, ma meno male che questa assemblea non è così. Alleluia! 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 E allora ho imparato anch'io a dire, stasera non mi faccio disturbare da nessuno. Improvvisamente arrivo, guarda, lascia stare. A meno che non arrivino i figli di Giobbe. Potremmo entrare più in profondità, ma il mio desiderio è che siamo insieme nell'amore del Signore. Ci amiamo? Vogliamo amarci ogni giorno di più? Vogliamo mettere in pratica la parola? Non dobbiamo essere sottoposti alla carne? Sappiamo che la carne è inimicizia con l'anima, ma lo Spirito è che ci aiuta, perché tramite lo Spirito umano e lo Spirito divino noi possiamo contrastare la carne, o meglio l'anima in certo qual modo, e allora lo Spirito ha la prevalenza sull'anima e lo Spirito con Dio, con lo Spirito Santo ci produce vittoria e gioia. Amen. Ci conduce per la via che noi dobbiamo percorrere e a Dio sia la gloria in Cristo Gesù. Vogliamo alzarci all'impiedi? Voglio rivolgere poche parole di preghiera per quelli che soprattutto saranno in contatto con la prossima trasmissione dell'altra voce. Vogliamo chinare il nostro capo, amen. Gloria a Dio, date gloria a Dio tutti insieme. Alleluia. Padre, veniamo a te nel nome di Gesù. Ti vogliamo glorificare. Grazie per il consiglio della tua parola. Signore, non vogliamo essere dimentichevoli, ma approfondire ogni giorno di più, perché vogliamo sforzarci a fare la tua volontà. Perdonaci se di tanto in tanto possiamo cadere in una di quelle brutte situazioni. Ma sappiamo, Signore, che ancora Tu hai un cuore perdonatore. Tu cancellerai ogni nostro difetto, che ancora il Tuo Santo Spirito, mediante il sangue prezioso di Gesù, che non è soltanto simbolico nel senso di un liquido, ma è la forza e la potenza che Tu hai stabilito in Gesù Cristo, l'unigenito Tuo Figlio,
capo e compitore della nostra fede. Signore, aiutaci, sostienici. Benedici quanti in questo momento hanno necessità. Benedici tutte le famiglie, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Alleluia. Tutto a Cristo, colui che ha dato tutto a me. Mi chiedo se in Cristo ho fiducia o se la fede manca spesso in me. Carico di colpe d'uomo, da Gesù fui liberato, allor che la sua mano mi toccò, con la sua mano. Perciò io sono
che mi toccò Gesù e mi guarì. Sempre loderò il Signore, che dal mal mi libero. Certo son del suo amore, da quando la sua mano mi toccò. Del male, Cristo ti vuole libera e vuol darti pace e gioia. Allora potremo insieme cantare con come